La Polisportiva protagonista di una prova convincente torna al successo lontano dalle mura amiche al comunale di Palma Campania contro la Palmese guidata da Mister Carlos Sanchez. La vittoria mancava addirittura dalla terza giornata di andata contro il Valdiano la gara in avvio ha da segnalare pochi spunti degni di nota. Farricello per i padroni di casa, calcia abbondantemente fuori al decimo minuto. Gli fa eco manzo per i giallorossi che non inquadra la porta al tredicesimo. Al quarto d'ora, dopo una bella trama di gioco, risulta debole il colpo di testa di Fernando, parato senza patemi da Cibelli. Al diciottesimo, da posizione defilata, Manzo costringe il numero uno della Palmese a un intervento. Il ritmo in una gara molto bloccata cala e succede poco sino al 31 quando Pasquale Manzo serve un assist per Petrillo che trafigge Cibelli con un perfetto diagonale che regala il vantaggio alla squadra allenata da Mister Pirozzi. La Palmese cerca di farsi viva in particolare sui calci piazzati. Il colpo di testa di Simonetti al 39 viene bloccato però da Spicuzza. Si va al riposo dunque sull'1-0 con una polisportiva sempre più protagonista. Nella ripresa, Salvati per la palmese in acrobazia spedisce la palla sul fondo, sugli sviluppi di un corner. Ma è la polisportiva a siglare la rete del raddoppio. Altieri al nono serve Pasquale Manzo, che con un tocco morbido dall'interno dell'area supera Cibelli in uscita. Il match termina in pratica con oltre mezz'ora d'anticipo perché dopo il 2-0 succede davvero ben poco. La polisportiva amministra senza correre rischi mentre la palmese non riesce in alcun modo ad impensierire la polisportiva. Ci prova a ritornare in partita con Umberto Romano al ventesimo, ma la sua conclusione si spegne all lato. Stessa sorte per l'altro Romano Vincenzo. Che non inquadra lo specchio della porta al 32. I ragazzi di Pirozzi badano a rischiare poco, senza concedere grosse azioni ai locali, incapaci di impensierire seriamente Spicuzza nell'arco dei 90 minuti di gioco. Non cambia nulla nemmeno dopo 6 minuti di recupero. La polisportiva supera per 2-0 la palmese, sale a 36 punti e consolida la posizione in zona playoff.